piace vincere facile? Gratta e Vinci ti circonda di fortuna, tanti biglietti, tante occasioni. Gratta e Vinci, vinci spesso, vinci adesso. Gioca senza esagerare. Ecco, bravo, gioco senza esagerare, che gioco insomma è. Buongiorno a tutti intanto, ciao a tutti. Questa è una dedica a Pardececo, ma da che ne parliamo dopo, lì tranquilli. Vabbè, Rally di Maiano. Oggi parliamo un po' del Rally di Maiano, un pochettino dei due valli storico, ma poco di quello. Allora, mi ero su al Rally di Maiano questi giorni qua. E bello, devo dire la verità, il rally è bello, sono usato anche qualche anno fa e mi è sempre piaciuto, non è male. Tra l'altro che la festa lì del paese e tutto, cioè è abbastanza viva tutto l'ambiente, bel parco assistenza, grande, ecco, metterei qualche cesso in più anche, perché giustamente che ne era uno solo, era lì dove si faceva le verifiche e il resto ci non le saia, in Asia del Drio la cesetta là in fondo a farla, era, ma per il resto va bene. Allora, se volevo dirvi, Rally di Maiano, vabbè, intanto parliamo anche un attimino dei miei piloti, perché a me bisogna che ne parla sempre, perché giustamente parlo degli altri, ma bisogna che parla dei miei. Allora, vabbè, i nostri piloti ieri hanno fatto abbastanza schifo, diciamo, perché Boschetti e Sasvea alle 4 del pomeriggio, facendo due o tre bei tempi, e vabbè, comunque Sasvea un po' tardi. Zanoni che veniva una frattura scomposta e tra l'altro, come si può dire, al monoblocco, praticamente la sua fuori una biela. E dopo che era Salgaro che ha avuto dei problemi tecnici e piuttosto di aggiustare l'aiuto ben fermo, vabbè. Ecco, l'è andata come l'è andata, dai. Boschetti arriva a quinto, a Storelli, insomma. Andava così, quinto di classe, era un no assoluto, quinto di classe. Vabbè, ecco, le andava un po' così, la gara andava, se non altro siamo divertiti su nel B&B lì dove siamo andati, che era piscina e tutto, l'era tutto occupato dall'Omega, in riva al fiume, e lì siamo rilassati, forse un po' troppo, la prossima volta i miei piloti mi sa che fa dormire sul camion e sul letto dei ciodi, così alla mattina si sveglia, sa che ha un motivo per accelerare, perché qua era proprio massa rilassati. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Allora, il Rally di Maiano, come ho già detto, è un bel rally. Organizzato ben dalla Sport Enjoy, che tra l'altro un po' meno di quando è successo l'anno scorso al Terra del Friuli, che era la, gli voleva farlo con gli offshore, se poteva farlo, perché dai, se sfortuna che sta tanta acqua. Però ecco, gli ha fatto quella vacata che invece di annullarlo prima ha voluto farla partire la gara, partirà in schede dell'iscrizione, quella è la mia roba da fare perché me la ricordo, era. Vabbè, fa niente, qua invece è andato tutto bene, Rally Maiano, insomma l'ha già collaudato da 8 anni e funziona perfettamente, un bel parco assistenza, grande. Dopo ecco, siccome che mi comprendo che la festa del paese bisogna dare da vivere al paese, però non è che può di darghe da vivere sempre sulle spalle di piloti o della gente che va lì per le corse, perché allora ne avevi fatto verso 3 giorni, venerdì per le ricognizioni, sabato per fare le verifiche, domenica per correre, vabbè, avevi fatto una prova anche il sabato, avevi fatto la piazza là da là del Rio. Allora giustamente andò se va a Maiar, che la festa lì, se va a Maiar lì, però non posso nemmeno fare un'ora di cua per il biglietto e un'ora di cua per tornare un piatto da Maiar, perché porti pazienza. Cioè, Verona, che siamo bravi a far tutto, anche a due vali era, e gli fa la festa del riso e da fuori migliaia e migliaia di piatti e quello che non ho mai visto, e qua insomma, per mangiare un piattino, vabbè, non fa niente, dai, quello è un po' immigliorabile. Il resto della gara, non che sta a ritardi, non che sta a problemi, non che sta, niente. Ecco, è venuto fuori veramente una bella gara. Dopodiché, mi seguisse da dire chi è i più meritevoli di questa gara, perché si può dirlo, penso di avere il diritto di dirla, la mia è un'opinione, dunque posso dirla. Cioè, anzi, la dico, chiuso l'argomento. Giusto? Perché hai ridito? Se è un'opinione, posso dirla. Allora, che sta Zainer, che le sta fino all'ultima prova, le sta primo. Con la vecchia Clio A7, era una vecchia Clio, era, capiamo se era, cioè una macchina che ormai ha fatto la storia, era, che correva era in OT, ancora prima delle Rapole, cioè. E allora Zainer l'ha fatto una gran bella gara, le sta lì davanti tutta la gara,
all'ultimo speciale si svea di cecco, perché le do cazzo, sono qua con la mia macchina che è, e il mio team che è, e sono dentro una vecchia 7 con la R5. Allora si vede che non so i gara fatto spritz in vena, perché come l'è riuscito a suonare che 3 secondi, virgola 1, a zaina. Ecco, a me sinceramente, De Cecco con la macchina che aveva era il potere solo che vincere, dunque non è che l'ha fatto chissà che era, l'ha vinto, ma era il suo dovere, anzi la metà del suo dovere era quella di vincere. Dopodiché, se mi fesse una classifica, metterei a primo Zainer, secondo Zille con la A6, terzo Tommaso, quarto De Gasperi con la A6, Martinis con la N3 quinto, sesto Marchioi con la N3, settimo Pajac lì, qui che viene da su là, il polacco lì con la R2, Targon con la N3 con la Honda, che le andava fortissimo, Boschetti con la N3, e metterei anche all'undicesimo che metterei a Anderloni, che l'ha fatto veramente una bella gara Anderloni. Devo dire la verità, con la N2 e Luca Caissoani, che tutti si tolle ferri prima della gara, Luca tocca torsele dopo perché è il decupito, l'è riuscito a fare veramente un bel garon. Bravo, bravo per Giorgio Anderloni, devo fargli i complimenti. Ecco, mentre il resto di qui che era lì in mezzo a questi 10-11 che ho detto, doveva essere là davanti, per quel che ne sono messo, solo per le macchine che aveva, adesso siamo stati a rotto che anda fuori, ma qui altri doveva essere che per forza di cose, cioè gavi la macchina a meo, mi pare giusto che sia là davanti, cioè è come se catena autostrada, mi con la Ferrari e ti con la 500, a meno che non resta senza benzina, ti stai di rio, cioè, capiamo se così la funziona. Va bene, fa niente, bravi a sti piloti qua. Dopo saluto anche gli amici del Belluno che ieri mi hanno detto, ma domani si disito, buttai le brutta a svegliarsi la mattina, vi dico, le veramente brutta, perché già stanotte ho dormito anche, sono arrivato tardi a casa e tutto, non mi avevo tanto il tempo di pensare, però stamattina ho pensato, cazzo, le brutta anche a svegliarsi la mattina e non avere da dire che su a nessuno, perché mia moglie la si sveglia la mattina e la sa già che la ha da dirmi su a me. Di conseguenza io la sta bene, ma mi svegliarmi o no, beh, e non avere nessuno da dirgli su, è veramente triste la giornata, la mi rende un po' di noia, vabbè, comunque fa niente, ecco, comunque la gara è andata e a posto così. Se voleva dire invece, voleva aggiungere una roba che non mi ricordo più, se no, basta, ecco. Dunque, se le cose andano bene, ecco, gli amici del Belluno vi saluto, e visto che ne segue e capisce anche il dialetto, dunque mi parla pure in dialetto, dunque mi continuo, poi ho provato a parlare l'italiano l'altra puntata, ma la perde, no, a parte che fa fatica, ma la perde la poesia, la perde il ritmo, la perde, cioè nel senso, siamo abituati a parlarsi così, no? Io ho visto ieri in parco assistenza, con tutti quelli che ho parlato, mi non sentivo nessuno parlare in italiano, dunque vuol dire che la nostra è una lingua, chiuso l'argomento, insomma, dai, se può utilizzarla. E ecco, dopodiché, visto che Riccardo dell'Hankook che traduce a RTS lì Hankook, volevo dire che le gomme Hankook è state perfette, infatti Anderloni l'ha vinto la classe e l'ha fatto un ottimo 18° posto assoluto con la N2, e Boschetti la tira fuori dei tempi meravigliosi alla fine, però perché dormeva prima. Ecco, diciamo che la Hankook c'è, e mi anzi ve la consiglierei anche, perché lei è una gomma che la va veramente bene, specie come mi ha detto Anderloni, sulla lunga ti aiuta molto, che da capirla un po' con le pressioni, ma una volta capita è una gran gomma, dunque la costa un pel meno e la va bene come quelle altre, dunque comprile, ascoltami a me, che le va meglio di tutte quelle altre, che tanto i tempi abbiamo visto che viene fuori. Ecco, basta, mi volare a sul discorso Maiano. Tra l'altro ho fatto una bella acqua di luvè, piovuo e tutto quanto, che l'ha rinfrescato, insomma siamo stanca bene, ecco, poi un attimo che aveva paura che portasse via tutto, però in realtà l'ha fatto solo pioggia e questa le sta una bella roba, dai, infatti oggi si respira. Vabbè, dai, mi chiuderei all'argomento Maiano, ecco, l'anno prossimo facilmente torniamo perché le sta bello. E niente, passiamo all'argomento Due Valli, ma sull'argomento Due Valli storico ho poco da dire, che avevamo due equipaggi iscritti, Michele Solfa con Matteo Edale che è arrivato con la vecchia mitica Alfa
GTV arrivati decimi assoluti, ha rotto una pinza che aveva un po' di problemi, però un bel decimo posto assoluto. E Guglielmi, si vede che quando, adesso, siccome che tutti sa lamentele, ho sentito lamentele perché Guglielmi le è andato dal palco e dopo si è messo a fare il cretino in mezzo ai piassali, vabbè, insomma, che è un Porsche, buttei. Cerchi anche di capirlo, dopo sai che lo chiamiamo benzina noi altri, perché lui giustamente bisogna che fa casino sempre. Il gaio, il gaio. Lui che è andato dal palco, ha dato due squadine lì, che era anche gente, però le robe che bisognava mai fare. Insomma, sai che aveva ancora, non era mia neanche ancora soddisfatto di quello che ha fatto in gara e si è messo lì a fare un po' l'asino, sappiamo pure asino. Era comunque Guglielmo, mi te perdono perché sono il tuo presidente, però ecco, dopo quando mi arriva le lamentele, te se difende l'indifendibile, è un po' fatica. Ecco. La gara sembra che la sia andata bene, che è andato tutto a suo posto, adesso parte un po' dei problemi con i crono, ma d'altra parte chi era la crono car service? Era quello che femo. E comunque dopo, sì, so che ha fatto la cena la sera, gli apriamo un po' tardi, ma comunque è andato tutto bene, insomma. D'altra parte, meno che ero mia, dunque non sapevo mai se andava realmente bene o se le andava male. Perché giustamente, non essendo che il pilota cosa fa? Lui guarda la strada, ma su me che guardo fuori dai finestrini, sa che è in giro, cioè non è che lei, ecco. Meno che ero mia, la che andava bene, che sono da Maiano, là. E basta, dopo che abbiamo avuto un pilota che ha corso in Sicilia, Salvatore Giacalone, che lo saluto da qua su, salutiamo fino in fondo, e che purtroppo le ha fatto uno slalom, che ha staccato una ruota, che ha staccato cambio e tutto, l'ha fatto un po' dei danni, mi dispiace, Giacalone, la prossima volta tenere più forte, dai, succede, le gare fate così. Ecco, basta, una roba, un appunto bisogna che fa. Sono stato a Maiano 2 giorni, 2 giorni a Maiano sono stato. Savio chi non mi ha visto? La Sabrina Tumo, non la guerra mia. Infatti mi sono preoccupato, ho chiesto in giro se l'ha vista, ho anche Griso Fabio, presidente della Play Sport, ho detto, tu hai visto la Sabrina, ho detto il caso, perché non sono modo di vederla, di solito la guerra partuto. E mi Guarda, dice, sono no, Sabrina, oddio, no, è come la gran mia, la scampa 100 anni. Ecco, e vabbè. E allora, niente, anche la mia, comunque la vedremo sicuramente domenica prossima, slalom qua di Monte a Verona. Dunque Sabrina, ti saluto intanto, dovevo nominarti perché insomma, ti fai parte, ti sei una delle piastrelle che te sui pilastri dell'automobilismo veronese, anche se in cima che teniamo qui dei lacci, però siamo nati che te su tutto, è poco da fare, ara. Allora, finì che se rompiamo i coglioni e se spostiamo, penso tutto. Vabbè, comunque fa niente. Ecco, per il resto mi concludo area qua, non ho altro da aggiungere. Infatti, come vi ho detto oggi, mi sono svegliato che non avevo un cazzo da dire, dovevo pensare a qualcosa, insomma. Tasi che ogni tanto mi telefona qualcuno che mi dà qualche dritta, mi dice, ma secondo te lo mio a me? Allora mi sveglio fuori anche a me. Ecco, per il resto basta, mi non aggiungo altro, mi la finisco qua. Buona settimana a tutti, ci vediamo in ferie. Stasi bene? No, le classifiche io già fatte, io già dite bene. Per me la classifica è questa, non è mia. Ah sì, un'altra roba, bravo, grazie che te mi ricordi. Dopodiché penso che Pier Giorgio Anderlone sia in testa al Triveneto. Penso, poi anche qua è andata forte, l'ha vinto, dunque te lo confermo a me Giorgio, secondo me ti sei primo nel Triveneto, dal momento che le classifiche. Sì, è aggiornata l'ultima gara, ma manca piloti che è iscritti e non viene ancora. Aspettiamo a vedere se si decide a sistemare queste classifiche. Vedremo, magari dopo il Maiano ne inserisseremo da qui che manca, vero? Però per il momento, ho guardato 5 minuti fa, non è che è mia. Dunque speriamo che questo Triveneto qua le metta insieme. Anche qui, ecco, anche perché, se no dopo mi scrive lì il presidente del Bassin, che mi dice, no, perché mi, perché no, no. Cioè, l'ho detto 2 mesi fa che viene mia giornata, è passato 1 mese, siamo ancora a punto capo. Sistemiamole, sistemiamo queste classifiche. Va bene, dai, ecco, adesso ecco, vedo che ti mi hai dato lo spunto per dire qualcosa e mi sono un attimo svea fora. Grazie, grazie Parla da due vali di Verona. Adriano. No, lascia stare. Lascia stare. 2 vali da Verona che ne parliamo un'altra volta. Tanto adesso il gara che da sui schede la lotteria, dunque lascia chi lavora, dai, a calore.
Va bene, ciao a tutti signori, buona giornata e buone ferie a tutti, buone vacanze. L'estate la sa un po' raffreddare, ma dice che torna il caldo, dunque stasi tranquilli che vi tocca sudare una tranina. Va bene, ciao a tutti, bye bye.